non è la prima volta che mi capita di parlare ad associazioni di pazienti, credo che per noi come medici sia un momento di grandissimo apprendimento, e purtroppo la cura del paziente non è che passa solo dalla chirurgia o dalla scienza, ma passa anche molto dall'ascolto e dalla comprensione di alcuni aspetti che a volte erano un po' ignorati. Mi chiedo ancora un attimo, voilà. Sì. Allora, io parlo da neurochirurgo che lavoro a Brescia come appunto neurochirurgo di ospedali civili. Ho dovuto riassumere un po' il titolo perché con l'ingegner Celada avevamo stabilito un titolo, ma era veramente grosso e sulla slide non ci stava, però il concetto è molto, molto riassunto da queste due parole. Sono cambiate tantissime cose negli ultimi anni e per vari motivi, sicuramente c'è stato un grande impegno. Io, tra parentesi, una delle cose, ammetto che è difficile parlare dopo il professor Federico, cercherò di essere chiaro e sensato il più possibile. Già nella definizione di Chiari, di malattia definita CM1, Chiari Malformation 1, e sono cambiate tante cose. La cosa interessante è che Hans Chiari, quando ha descritto questo cadavere di fatto con le tonsille che uscivano dal forame magno, lui ha detto: ma che strano, la prima volta che lo descriveva tantissimi anni fa, ma la cosa interessante è che questo paziente aveva l'idrocefalo, cioè in pratica lui aveva capito che se dentro la testa c'era una pressione dal forame magno, quindi da questo buco alla base del cranio, fuoriusciva le tonsille e progressivamente sarebbe fuoriuscito anche alto, perché la pressione spingeva dall'alto. Quindi diciamo che la sua prima descrizione di fatto non ha descritto quella che noi chiamiamo malformazione di Chiari, ha descritto un fenomeno. Dopo però lui è riuscito anche a vedere che se la fossa posteriore era piccola, anche in quel caso uscivano fuori le tonsille dal cranio. Ed è lui che ha proposto questo collegamento anatomopatologico, a parte il fatto che ha descritto anche tutte le altre forme di Chiari. La cosa interessante è che negli anni successivi sono stati fatti degli esperimenti, cioè in pratica hanno preso questi piccoli topini e hanno dato alte dosi di vitamina A e la fossa posteriore era piccola, il cranio era piccolo. Questo è un esperimento ormai dell'81 fatto da Marin Pradiglia, e veniva fuori le tonsille dal cranio, quindi pian pianino sempre di più concetto fossa posteriore piccola, tonsille che fuoriescono, ed è diventato proprio un assioma. Il problema è che questo meccanismo è quello della malformazione di Chiari, che è una malattia, so che l'ingegnere non piace, però dobbiamo definirla, e quindi è una fossa posteriore piccola con le tonsille che vengono fuori. C'è un grandissimo problema, questa malformazione è dovuta a un problema di sviluppo del feto che si chiama sviluppo del mesoderma paraassiale, che non vi sto nemmeno a dire cos'è, ma comunque è una zona di quando si forma il feto che va incontro ad uno iposviluppo. Questa cosa, con la grandissima diffusione degli esami neuroradiologici, è stata poi studiata e ristudiata. Non c'è stato più bisogno di analizzare i cadaveri come facevano nell'Ottocento, ma è stata studiata grazie alla neuroradiologia, quindi alla risonanza, alla TAC, e questo è stato confermato, straconfermato. Ci sono studi soprattutto dei gruppi americani, in particolare un nome che voi tutti conoscete, cioè Thomas Millerat, che ha dimostrato quanto, misurando tantissime parti del cranio, della base del cranio posteriore, effettivamente molti pazienti avevano dei diametri rimpiccioliti, quindi la fossa posteriore piccola, una sorta di imbuto. Il problema però è sempre grazie alla neuroradiologia ci si è resi conto che non c'è sempre questa fossa posteriore piccola. Sono tanti casi di persone che possiamo misurare quello che vogliamo, ma la fossa posteriore non è piccola, ma le tonsille sono in giù. Una cosa sicura, a una conclusione si è arrivati, che si è un po' passati come dal vedere un microscopio con un ingrandimento molto molto piccolo a un ingrandimento fortissimo, cioè si è passati non più a guardare una risonanza, a guardare le tonsille, ma a dire: aspetta un attimo, fammi vedere tutto il resto del contenuto intracranico, della spina dorsale, eccetera. E da lì si è capito, come è già stato introdotto, che la Chiari si può associare con tantissime patologie,
ma può avere un legame causale e un legame anche occasionale, e questo è un concetto molto importante. Questo ve lo metto per farvi vedere un legame, diciamo, come dire, iper evidente, cioè una grossa sinomilia con delle piccole tonsille in un paziente con un enorme meningioma del tentore, cioè di un tumore nella fossa posteriore, e questo paziente avrebbe una discesa di tonsille e siringomelia. Questo per dirvi che ci sono anche altre situazioni che portano alla discesa, questa è super evidente. Ma facciamo attenzione, ci sono talvolta delle situazioni molto nascoste, situazioni che bisogna averci occhio o comunque essere consci di andarle a cercare. Per esempio, tutti sappiamo che la chiari può legarsi all'idrocefalo, però attenzione, l'idrocefalo può essere sia l'effetto della chiari, ma può essere anche la causa della chiari, cioè in alcuni idrocefali cronici ci può essere questa discesa. Adesso capire qual è, dove è l'uovo, dove è la gallina, è molto difficile. Sicuramente, e questo è un leitmotiv di tutta la malattia di chiari, la clinica è fondamentale. Per esempio, nel chiedere al paziente quali sono stati i disturbi iniziali, cioè capire se i disturbi di questo paziente sono stati correlati ad un aumento della pressione intracranica o invece a disturbi della fossa posteriore, cioè c'è stato, in due parole, prima il male all'occipite, il male alla nuca, o prima magari un calo del visus, oppure magari una cefalea frontale. Quindi essere molto investigativi dal punto di vista clinico. Non solo, vi faccio vedere questa immagine, quella che stavamo vedendo, dove si vede che c'è un quadro idrocefalo, però attenzione, quando c'è un'alterazione della circolazione del liquido all'interno della testa, non c'è sempre una dilatazione dei ventricoli. Cioè, quello che voglio dire, non è che si guarda una risonanza e c'è sempre la freccia che dice guarda i ventricoli grandi e la diagnosi è fatta. Ci sono situazioni in cui il circolo liquorale è disturbato, ma in maniera molto frusta. Questo per esempio è un caso come lo pseudotumor cerebri, che già di per sé è una malattia misteriosa, però è una malattia che si può associare alla chiari. E questa cosa bisogna averci occhio, bisogna andare a vedere delle sottili differenze sulla risonanza. Sono parole che possono sembrare un po' l'aracnoidocele intrasellare, la dilatazione delle guaine periottiche, sono tutti segni indiretti di aumento o comunque alterazione della circolazione liquorale. E la cosa molto interessante che letteratura viene fuori è che bisogna stare attenti, perché talvolta se questa cosa viene misconosciuta, magari la chirurgia che viene proposta può avere un fallimento, perché io ho risolto, come diceva prima l'ingegnere, un problema dal punto di vista chirurgico, ma ce n'è un altro che può eventualmente non farmi avere la soddisfazione dall'intervento, far avere al paziente la soddisfazione. Questi che vi ho detto sono meccanismi che vedono la pressione spingere le tonsille. Però è ben noto, ormai anche sotto alcuni aspetti in maniera non proprio d'orgoglio medico, comunque c'è il problema della tethered cord, cioè del midollo che è ancorato. E l'associazione con la chiari è ben nota. Perché? Perché c'è a questo punto qualcuno che tira dal basso le tonsille, cioè il midollo è bloccato a livello lombare, tenete conto che il cono dovrebbe essere più o meno qui, e invece la parte finale, il cono midollare, è molto basso, e questa cosa può attrarre verso il basso le tonsille del cervelletto. Questa cosa chiaramente crea una correlazione, e questa cosa può essere trattata con la resezione del filum. Diverso è dire che tutti i pazienti col chiari hanno la tethered cord, o che comunque va trattata in questo modo. Altre associazioni ben riconosciute, craniostenosi, cosa vuol dire? Anche lì malformazione, un bambino nasce con le suture del cranio, che normalmente sono assolutamente aperte e ipermobili, sono già chiuse. Parliamo di craniostenosi complesse o sindromiche, cioè dove tutte le suture del cranio sono bloccate. Queste sono alcune delle più famose, e questa situazione si può associare alla chiari, o comunque si può associare alla discesa delle tonsille. Altre situazioni, parliamo sempre di fenomeni piuttosto rari, noi nell'ochirurgia conosciamo l'iperostosi o l'osteopetrosi. Cos'è? Un ispessimento delle ossa della base del cranio. Questi pazienti talvolta vengono da noi perché diventano sordi o diventano ciechi, perché i forami, i buchi attraverso i quali fuoriescono i nervi uditivi o della vista vengono stritolati dall'osso che si forma in eccesso. E anche qui la fossa posteriore si stringe, come nei film dell'orrore, le pareti che si stringono e le tonsille vengono spinte in basso. Il rachitismo, nel morbo di Paget, nell'iperplasia eritroide della base del cranio, come vedete qui, tantissimo osso in più.
Tutto questo però è simile a quello che ci siamo detti, cioè la fossa posteriore piccola. Prima è stato accennato anche le endocrinopatie, quindi patologie per esempio dell'ipofisi. Pensate che sia un deficit del GH ma anche un eccesso di GH possono portare entrambi ad una discesa delle tonsille. Altro dato molto più recente, sulla quale c'è veramente tantissimo interesse in questo momento, soprattutto oltreoceano, e cioè che l'associazione fra la chiari e le malformazioni o comunque patologie della cerniera cranio-cervicale. Tenete conto che il distretto cranio-cervicale, quindi diciamo l'osso occipitale con la prima e la seconda vertebra, di fatto è come se fosse tutt'uno, mentre la colonna vertebrale, diciamo che partirebbe dalla terza vertebra, infatti si chiama distretto subassiale, cioè al di sotto dell'asse. L'asse sarebbe il dente dell'epistrofeo. Quindi è come se noi avessimo cranio, prima vertebra e seconda vertebra, che sono un mondo, e poi il resto della colonna vertebrale, che dal punto di vista embriologico ha un'altra storia. La Klippel file, una malattia che porta alla fusione sempre congenita delle vertebre, si può associare. Questa molti di voi ne avranno sentito parlare, va molto di moda adesso, per esempio l'impressione basilare o invaginazione basilare. Cosa vuol dire? Quando, per motivi diversi che adesso vedremo, l'asse, che sarebbe questo, cioè il dente dell'epistrofeo, entra nel cranio. Non deve essere lì, ovviamente. Qui il meccanismo è abbastanza intuitivo, cioè lui entrando non fa altro che diminuire gli spazi liberi attorno al cervelletto e al tronco cerebrale. E questo cosa fa? Porta ovviamente a un blocco del liquor. Quindi diciamo diversi meccanismi, ma alla fine l'evento finale è sempre quello, un blocco liquorale. E la impressione basilare dell'immaginazione può essere anche acquisita, cioè ci sono malattie che possono rammollire la base del cranio e far entrare l'asse, quindi l'odontoide, all'interno del cranio. Invece poi ci sono anche malattie congenite che portano a questa situazione. La retroflessione dell'odontoide è una cosa molto frequente, la vediamo molto spesso, ed è una cosa che non per forza è una patologia, nel senso che prima di definire una retroflessione dell'odontoide patologica e che vada trattata, bisogna dimostrare che sia sintomatica o che comunque ci sia un meccanismo di instabilità o d'altre patologie che la possano spiegare. Non dimentichiamo assolutamente, tutte queste cose che sto dicendo le dico perché quando si ha a che fare con un paziente con una chiari bisogna tenerle in mente, e soprattutto il dato anamnestico, cioè non dobbiamo essere dei psicotici delle radiografie o della risonanza, perché non è scritto tutto lì. Quindi traumi pregressi, magari un trauma che ha portato un indebolimento, e rientriamo sempre nell'aspetto cranio-cervicale, delle articolazioni tra il cranio e la colonna cervicale. Questa cosa, come vedete qui, questa è una paziente che personalmente ho gestito, una paziente che ha uno scivolamento dell'arco di C1 anteriore e non c'è niente da fare, C1 è un anello che tiene il cranio sollevato. Se C1 scivola in avanti, il cranio si abbassa e il dente entra dentro, guardate, entra nel cranio. Questa cosa va trattata, questa è la sua risonanza, questa cosa va trattata chirurgicamente, non ci sono molte altre soluzioni. In più vedete che porta anche a un blocco del liquor. Questa cosa va trattata con un intervento che si chiama artrodesi, cioè bloccare la prima e la seconda vertebra con delle viti. E questa cosa, durante l'intervento, con una trazione sul cranio, si può, come vedete, ristabilire la posizione dell'arco di C1. Queste cose, con mia grande sorpresa, pazienti che hanno viaggiato oltreoceano hanno detto che in Italia non siamo capaci. Vabbè, ognuno. È stato già introdotto il discorso delle malattie congenite del collagene. Anche qui, patologie dei legamenti, perché il collagene è dovunque nel corpo e quindi ovviamente può colpire tante zone del corpo, e l'Erdanolos è una delle più famose, una malattia rarissima, ed è possibile associarla alla chiari perché lo stesso motivo di prima, lassità, instabilità e penetrazione della colonna all'interno del cranio. La cosa più importante dal punto di vista di chi deve gestire questa malattia, a volte chirurgicamente,
e capire se c'è una causa sulla Chiari aggiuntiva a quello che già conosciamo di base, cioè la fossa posteriore piccola. Perché? Perché va risolta quella. Cioè non possiamo pretendere di decomprimere magari un paziente con l'intervento classico se alla base c'è qualcos'altro, rischieremo di avere un fallimento scritto. E questo è un altro esempio. L'altro aspetto importante è che tutte queste cose che pian piano si stanno accumulando e si stanno definendo meglio, sicuramente hanno portato soprattutto i chirurghi a guardare al paziente con la Chiari con uno sguardo molto più ampio di prima. Queste ve le tralascio, ma sono delle associazioni Chiari non causali, cioè sono del tutto occasionali, sono patologie estremamente rare. Quello che a me piace oggi andare a fare è anche un attimo però mettere il dito nella piaga, e cioè c'è ovviamente la necessità di definire, di descrivere, questo è vero, però c'è anche un'altra realtà, almeno questa è una riflessione che faccio, e cioè che non tutte le cose che ho detto possono spiegare tutte le problematiche che hanno i pazienti, e pongo delle domande alle quali non so rispondere. Primo, perché un paziente ha i sintomi e un altro no? Tutti noi medici abbiamo pazienti con la stessa risonanza, asintomatico, ipersintomatico. Spiegazione ignota. Paziente 20 anni, tonsille a C2, questa direi che è una Chiari, che la vede pure uno che appunto non ci vede, e asintomatico, paziente personalmente visto, paziente non trattato chirurgicamente, seguito, paziente giovane, follow up. Altra domanda, perché pazienti con una stessa discesa delle tonsille o la stessa fossa posteriore, cioè le andiamo a misurare, hanno presentazioni cliniche diverse? Magari io ho, lasciamo stare l'asintomatico, magari ho dei disturbi di un certo tipo e un altro di un altro tipo. Altra cosa, perché ho le tonsille anche se non ho nessuno dei problemi che vi ho elencato, nemmeno la fossa posteriore piccola? Cos'è che fa scendere le tonsille? Ancora, me le devo tenere, ok, ma che rischio ho di sviluppare magari una siringomelia, che è tutt'altra patologia? Altra cosa, e questo interessa noi da vicino, perché un paziente risponde benissimo alla chirurgia e un altro è completamente insoddisfatto, o comunque risponde al 40%? Allora, diciamo che già il fatto che ci poniamo queste domande ci dice che c'è qualcos'altro dietro, e che se io devo porre indicazione chirurgica non mi basta guardare la risonanza. Purtroppo io ho cominciato, diciamo, 15 anni fa, compresa la specialità, e devo dire che ho sempre sentito questo: non ti opero perché le tonsille non sono tanto basse. Questo per fortuna è un concetto che ormai sta andando completamente a via. Cioè non esiste giudicare l'indicazione chirurgica se hai le tonsille molto basse, se sono poco basse non è chirurgico. Questo è un errore procedurale molto dimostrato in letteratura. E questa frase nel senso è molto evocatrice, cioè noi operiamo i pazienti, non la risonanza magnetica, se no dovremmo usare Photoshop. Quello che è interessante è che forse, però qui entriamo nel campo delle ipotesi, forse ci stiamo concentrando un po' troppo sul dito e sulla luna, cioè forse dobbiamo vedere anche al di fuori del sistema nervoso per capire la Chiari. Queste sono ipotesi sulle quali ci stiamo interrogando. Per esempio, ci sono state delle evidenze negli ultimi anni riguardo al BMI, cioè al Body Mass Index. Ci sono stati lavori che hanno dimostrato che in pazienti paucisintomatici con una Chiari e con un, diciamo, aumento della massa grassa, un aumento del peso, si verificava l'aumento o comunque la formazione della siringomelia. In più, quando invece il paziente calava, magari dopo un intervento con una, diciamo, un risultato non bellissimo sulla siringomelia, col calo del peso migliorava la siringomelia. Allora, probabilmente quello che starebbe venendo fuori è che, a parte tutte le anomalie anatomiche di cui abbiamo parlato, bisogna ragionare in termini di, fondamentalmente, di compliance. Quindi io posso avere una malformazione o comunque un'alterazione anatomica strutturale, però affinché io sviluppi la sindrome ci vuole un second shot, cioè ci vuole un altro fattore che mi faccia poi precipitare in un certo senso. E il concetto di compliance è molto semplice: il sistema nervoso è immerso nel liquido, eccezionalmente intendo dire il cervello e il medullo spinale, e ha un contenitore solido.
ogni volta che io respiro, tossisco, corro, il cervello pulsa, o meglio, pulsa di base, però quando io faccio uno sforzo il cervello si gonfia. La valvola di sfogo non è soltanto liquido che fuoriesce dal forame magno, ma è anche l'altro volume è il sangue, sulla quale si è insistito pochissimo negli ultimi anni. Non solo, l'altra cosa su cui si è insistito pochissimo è che, e adesso ci arriveremo, noi possiamo avere un'alterazione anatomica che in un modo o nell'altro mi provoca un blocco del liquido. Però a questo punto io posso avere due situazioni, che ho una compliance efficace e quindi me la risolvo da solo, oppure una compliance ridotta. Perché non si va a studiare, cosa che vogliamo fare, ad esempio, com'è il pattern di scarico di tutto il sistema cranio-spinale, cosa che si può studiare, e attenzione, perché questo è un aspetto su cui è molto importante, studiarlo in maniera dinamica, cosa che non si fa. Cioè, per esempio, anche solo con un Doppler, studiare in varie posizioni del corpo come il sangue defluisce, varie posizioni del corpo e in varie situazioni, per esempio, di pressione. Perché, giusto un accenno, non tutti sanno che le vene giugulari, le grandissime giugulari, sono pervie in posizione stesa, ma in posizione verticale sono praticamente collassate e si gonfiano quando io mi sforzo. Quindi sono una valvola di sfogo del sangue intracranico sotto pressione, ma all'impiedi sono praticamente collabite. Ora, il discorso dello sforzo, della dinamica, è qualcosa che si lega anche alla risonanza. Cioè noi la risonanza magnetica la eseguiamo con un paziente steso in pieno relax. Potrebbe essere un limite questo. Per esempio, non c'è nulla, almeno c'è solo uno studio, ma su pazienti sani, su cosa succede alle tonsille durante la pressione. Quindi, spingendo, cosa succede? Io posso magari avere un quadro con tonsille che sia, come è stato definito, la chiari zero, tonsille che si affacciano al forame magno, ma sotto pressione magari queste tonsille hanno una discesa molto più forte. Quindi noi vediamo la malattia come una foto, ma in effetti è una malattia dinamica. Passiamo all'altro grande capitolo, che è quello della chiari silingomielia. Come è stato anticipato, è un'associazione molto frequente, giusto così per smussare gli angoli. Non so se conoscete, la siringa era una ninfa che stava scappando da Pan, poi si è trovato sul bordo di un fiume e grazie alle naiadi è stata praticamente trasformata in una canna di quelle là che sono ai lati del fiume. Da allora la forma a canna, e infatti Pan, ascoltando il vento e passava tra le canne, l'ha spezzata e ha formato una specie di flauto, tanto è che la siringa è anche un flauto, e questo è il mito della siringa. La silingomielia, anche qui definiamola, è diversa dall'idromielia, perché l'idromielia è una dilatazione di uno spazio che c'è, e cioè lo spazio centro del canale midollare, il canale bendimale, che c'è, quello che veniva definito ventricolo terminale. Mentre la silingomielia è un danno nel parenchima del midollo, ed è tant'è che negli studi fatti in passato, negli studi autoptici, effettivamente la silingomielia era rivestita, le cavità silingomieliche, non dai bendi ma la reazione gliale, che vuol dire una sorta di cicatrice del sistema nervoso. Un altro degli aspetti che anche qui si è capito più di recente, dopo essersi concentrati per tanto tempo sulla lunghezza, lo spessore, che sono cose importanti, ma non è solo quello, perché anche come la chiari, la silingomielia può essere anche piccola, ma essere molto sintomatica. E questa cosa nasce da dove? E nasce da dove comincia il danno. Io posso avere una silingomielia completamente eccentrica, che magari nasce in delle fibre molto importanti per il movimento, e questa cosa oppure può essere in un altro punto, ancora in un altro punto, e questo non è necessariamente legato a quanto sia grande. Sicuramente una silingomielia in un punto non particolarmente, diciamo così, il chiaro del midollo è tutto utile, però in un punto non particolarmente sintomatico, crescendo può poi schiacciare altre zone. Ma se il paziente ha la sfortuna che la silingomielia si forma proprio all'interno, per esempio, del fascio corticospinale, è chiaro che non ci sarà bisogno che cresca molto, e questo avrà sintomi molto prima di altri, anche con silingomielie piccole. La silingomielia va studiata con la risonanza, sia per studiare la silingomielia, ma soprattutto per capire qual è la causa. Che facciamo attenzione, la silingomielia non è sempre costantemente associata alla chiari, ma sicuramente nella maggior parte dei casi c'è una chiari alla base.
La fisiopatologia, il professor Federico l'ha accennata, tante teorie, diciamo che adesso quella che viene più in voga, quella che è più utilizzata, è quella appunto dell'afflusso di, diciamo, di un blocco di liquor e quindi della onda pressoria sistolica che si scatena sul cervello e soprattutto sul midollo. E questa onda pressoria provoca praticamente una cavitazione dovuta al fatto che poi il liquor non è che non scorrendo più liberamente viene spinto all'interno. Questa è una tesi, francamente è la migliore, diciamo così, ma effettivamente è difficile da confermarla del tutto. Questo video che volevo farvi vedere è carino perché chiaramente molte delle teorie attuali sono state implementate dall'uso della cine-risonanza. Vedete per esempio con questo quadro di Chiari come qui vedete questo bianco pulsante, ve lo faccio rivedere, questo bianco qui, questo è il liquor che passa dal cranio alla spina, e vabbè. E qui invece non c'è, ok? Quindi questo idem, vedete come addirittura questa è quella che si può chiamare una Chiari 1.5 perché c'è anche una parte del tronco cerebrale sceso e qui non passa il liquor né davanti né dietro il midollo. Quindi questo è solo per farvi dire. Sfortunatamente, questo abbiamo parlato spesso con Tessa Pecoraro, l'esame è bellissimo, la cine, però la cine non è un esame che può dire al chirurgo chi operare e chi no, perché comunque è un esame qualitativo, è un esame che dal punto di vista diciamo, quantitativo può avere dei limiti importanti. Più di recente, ancora una volta, si spinge sul discorso della compliance, quindi anche qui perché uno sviluppa la siringomilia e uno no, perché magari il paziente ha una ridotta compliance spinale, ancora una volta legata a un problema venoso e può quindi essere più prono a sviluppare la siringomilia. Una cosa molto interessante che fa notare Heiss, che è un altro, è quello dal quale dobbiamo la teoria, perché lui l'ha generata, è che esiste, questo è molto importante per capire poi le scelte da fare, esiste uno stato pre-siringomilia nel quale nel midollo comincia a vedersi acqua. Sfortunatamente ci sono pochissime immagini di risonanza di questa fase. Poi c'è la fase in cui l'acqua diventa più che una nuvola, diventa proprio un accumulo di acqua nel midollo. E poi c'è l'ultima fase nella quale praticamente la raccolta liquida non è nemmeno più in tensione. Perché come diceva prima anche l'ingegnere, in effetti a un certo punto il midollo si sfianca. È un palloncino che l'abbiamo gonfiato talmente tanto che quando poi lo sgonfiamo non ha nemmeno più la forza di ritornare alla sua forma precedente. Questo è molto importante perché è nel valutare anche, non tanto l'indicazione chirurgica, che talvolta l'intervento comunque viene fatto, ma per dare una prognosi sulla qualità post-operatoria della qualità di vita del paziente. Vi porto questo caso per farvi capire questo aspetto. Guardate il paziente di sinistra, il midollo con la sua siringa viene operato e il midollo torna a posto. Ok? Guardate questo che è un segno per dirvi il volume globale del midollo. Ecco, questo è un paziente uguale, guardate il volume globale del midollo di quest'altro paziente. Cioè un midollo povero, è un midollo ok, abbiamo risolto la patologia, ma è un midollo che è stato veramente martoriato dalla siringomielia, non ha più nemmeno la forza e non ha più, perché c'è stata una morte di neuroni e di sinoni in questo paziente. È molto importante notarlo. Altra cosa, cambiamento fondamentale nella psiche e soprattutto nei neurochirurghi, non vi è nessuna correlazione quantitativa tra Chiari e siringomielia. Questo è un aspetto proprio veramente importante. Se io ho le tonsille a C2 non è detto che avrò più sintomi, l'abbiamo detto, ma non è nemmeno detto che svilupperò la siringomielia, oppure che per esempio se ho più le tonsille più basse avrò sintomi più gravi. Quindi tutto ciò che è quantitativo non è quantificabile, scusate il gioco di parole. Questo è un paziente con una praticamente Chiari zero e una bella siringomilia molto, molto evidente. Questo era diciamo 0.5. questo invece è proprio il tipico paziente con una Chiari zero che decompresso ha funzionato, quindi diciamo ex adiuvantibus abbiamo detto era anche confermata che la natura del tutto era comunque il blocco liquorale.
Quale trattamento? Una cosa interessante, devo dire, negli ultimi anni, i primi studi su come vanno i pazienti che non vengono trattati. Questa è una cosa molto interessante. Per esempio, un paziente che non è candidato d'amblè all'intervento chirurgico e viene seguito, cosa va incontro? Ecco, c'è stato uno studio su 68 pazienti seguiti per un periodo abbastanza lungo, tra i 2 e 4 anni. La maggior parte dei pazienti, parliamo di pauci sintomatico, rimanevano stabili. Questo è molto interessante perché comunque ci fa un po' capire che è una malattia cronica, ma non c'è scritto da nessuna parte, ancora una volta, che il futuro è certo. E l'altra cosa interessante è che in quelli che invece peggioravano, cioè avevano più sintomi, il sintomo cardine era la cefalea. Cardine vuol dire che su quel sintomo è stato operato perché non riusciva a gestirla ed è stato molto sensibile anche per dire che sarebbe migliorato. Trattamenti medici, ovviamente salto completamente l'aspetto del dolore neuropatico che è stato già trattato dal professore Federico. Il Diamox è un farmaco che noi utilizziamo abbastanza spesso, non ci sono studi particolarmente grossi e diciamo rigorosi sul suo utilizzo. Quello che noi facciamo talvolta, ma vi dico, è proprio assolutamente triviale. Lo utilizziamo per esempio, o lo utilizzo anche i neurologi, per esempio in un paziente che ha una chiari, ha una sintomatologia un po' dubbia di dolore, di cefalea. Allora possiamo provare col Diamox. Perché? Perché Diamox, come vi è stato spiegato, in un modo o nell'altro asciuga, cioè toglie volume al liquido. E quindi se noi pensiamo che la cefalea sia basata su un aumento di pressione all'interno della scatola cranica, in teoria se risponde al Diamox potremmo pensare che allora c'è una correlazione anatomica e patologica. È chiaro che, ripeto, sono cose fatte proprio ecco, in pratica clinica. Devo dire che in alcuni casi, e questo anche il professore ha fatto vedere, pazienti che hanno avuto, rarissimi, che con Diamox hanno risolto i loro problemi. Quindi anche lì ci sarebbe da fare molto probabilmente uno studio molto meglio fatto. Cefalea, è impossibile non parlare della cefalea. È chiaro che i sintomi della chiari sono enormi, ma nel senso di quantità. È chiaro che però esiste uno più frequente degli altri, e cioè la cefalea. Scatenata dalla tosse, fondamentale, manovra di Valsalva, che vuol dire semplicemente schiacciare, come quando uno fa le scale di corsa. Localizzazione occipitale, suboccipitale, durata protratta, adesso vi faccio vedere uno schema, e poi ovviamente se è associata a dei sintomi di compressione del tronco cerebrale o del cervelletto, la diagnosi è praticamente fatta. Tenete conto che grazie al neuroimaging, cioè alla risonanza, più del 50%, come ha detto il professor Federico, di quelle che erano ritenute essenziali alla fine avevano una causa, quindi bisogna stare piuttosto all'occhio. Questi sono i criteri sulla cough headache, cioè sul mal di testa legato alla tosse. Vedete, vi ho segnalato la differenza, questa è una cefalea da tosse secondaria, e vedete che la zona in cui si trova è molto importante, la durata, perché quella essenziale talvolta dura pochissimi secondi e va via, quella invece che dice ma io continuo ad avere anche a distanza di tempo deve allertare. E poi c'è anche un altro criterio farmacologico, cioè che non risponde all'indometacina. Anche prima se ne è parlato di indometacina. La lista dei sintomi è infinita e sta crescendo come al solito, e qui si ricollega esattamente a quello che è stato detto, cioè ok, malattia rara, ma stranamente, ma non stranamente, più la studiamo e più impariamo, quindi in questo si arriva a conoscerne di nuovi sintomi. L'evoluzione della chirurgia, la cosa più importante che è cambiata è che, capendo la fisiopatologia, non si fanno più tantissime cose che si facevano prima, e quelle tantissime cose che si facevano prima non facevano altro che aumentare l'invasività. Aumentare l'invasività vuol dire aumentare la pericolosità e vuol dire aumentare i rischi. Quindi parole che a voi: plugging dell'Obex, apertura del forame di Lusca, dissezione delle cisterne, siringostomia, che poi anche lì andremo a trattare. Non voglio, è abbastanza tedioso l'ambito neurochirurgico puro, nel senso che noi dobbiamo parlare della craniectomia 5 anni. Allora, questi sono abbastanza definiti, cioè bisogna essere non eccessivamente larghi. Sulla duroplastica
è una cosa che è nata soprattutto per i pazienti pediatrici, stanno venendo fuori adesso delle meta-analisi interessanti, era nata perché nei pazienti pediatrici il rischio di fistola, di perdita di liquore è nettamente più alto, dovuto al fatto che i bambini piccoli hanno un diverso proprio meccanismo di riassorbimento, formazione del liquore. La duroplastica nell'adulto è stata appoggiata, è stata combattuta, prove scientifiche forti non ci sono. Devo dirvi che però quello che è venuto fuori è che sembra che da review, soprattutto molto recenti, sembra che chi non faccia la duroplastica ha un maggior rischio semplicemente di avere recidiva dei sintomi. Quindi dopo l'intervento vanno praticamente uguali. Cioè, potrebbe esserci un maggiore evento di reinterventi per insufficienze di compressione. Diciamo, veramente vi lascio su una cosa su cui noi ci stiamo concentrando, cioè sull'essere... L'essere minimamente invasivi, quindi non fare approcci enormi, non è fine a se stesso per dire come sono bravo, ma abbiamo di recente con la tesi di uno specializzando fatto dei studi su cadaveri e rivedendo tutta la letteratura e non c'è poco da fare, alcuni muscoli che si attaccano su C0, su C1 e su C2 sono importantissimi nel recupero postoperatorio perché sono muscoli stabilizzatori. Queste sono foto che ho preso da internet in cui è evidente che personalmente non ritengo necessario un approccio così esteso e devo dire che alterando alcuni concetti sul posizionamento e sulla dissezione con incisioni anche molto piccole si può avere, portare a casa il risultato. E quello che volevo farvi notare sono questi due muscoli che devono essere sempre preservati perché sono muscoli che danno al sistema nervoso un continuo feedback sulla posizione della testa e quindi ottimo sul recupero post-operatorio. Cosa possiamo aspettarci dalla chirurgia? La cefalea migliora sicuramente nella maggior parte dei casi. Come per altre patologie del sistema nervoso, non bisogna andare troppo in là. Questo è il concetto fondamentale. Cioè essere vigili se il paziente è pauci sintomatico, ma essere immediati nella reazione se il paziente comincia ad essere sintomatico. Perché più i sintomi vanno avanti, più fanno fatica a regredire. Come si comporta la siringomielia dopo l'intervento? Può diminuire di volume, questo succede molto spesso, 60-80%. Non è detto purtroppo che la diminuzione di volume della siringomielia corrisponda a un miglioramento dei sintomi clinici. Questo è stato anche questo concetto è ormai acclarato. Non solo, bisogna fare molta attenzione nel porre indicazione a una siringostomia e quella cosa va discussa caso per caso, non è che ci siano indicazioni veramente forti. Questo lo metto giusto come un caso ideale, magari fossero tutti così, paziente chiari, siringomielia, decompressione, diminuzione della siringomielia. Altra cosa su cui ci tengo, perché ma anche lì mi succede spesso sentirlo, questi sono gli eventi che possono succedere dopo la chirurgia. Le tonsille tendono ad arrotondarsi, non sono più schiacciate, 50% tendono a risalire, però per l'amor di Dio il nostro obiettivo non è far risalire le tonsille, il nostro obiettivo è far passare il liquore, cioè ricreare la cisterna magna. Ora, se quelle tonsille sono talmente state schiacciate per anni che rimarranno sottili, brutte e triangolari, buon pazienza, l'importante è che ci passi il liquore e che ci si ricrei una funzione di scarico del liquore. Concludo immediatamente, passi avanti grazie alla comprensione della fisiopatologia. Attenzione a un aspetto che viene spesso sottovalutato è l'aumento delle diagnosi occasionali. Questa è una cosa molto importante come in altre patologie del nostro ambito perché ha due conseguenze. Da un lato noi abbiamo molti pazienti che hanno le tonsille basse e non hanno sintomi e quindi in un modo o nell'altro noi andiamo a creare delle persone che sanno di avere un problema. Dall'altro è chiaro che è bello avere delle diagnosi precoci perché puoi monitorare meglio alcuni pazienti e a quel punto anche probabilmente migliorare l'outcome. La clinica, quindi l'inquadramento clinico è fondamentale, non c'è niente più importante, al momento non c'è nessun esame imaging che possa migliorare questa cosa. Altra cosa fondamentale, e io questo devo dire, ringrazio la dottoressa Decchi perché da quando lavoro in collaborazione con lei ho migliorato di 500 volte non solo la comprensione ma soprattutto l'outcome dei pazienti, perché i pazienti che noi operiamo fanno tutti fisioterapia, anche quelli che non hanno paralisi, fanno tutti, passano per un fisiatra perché il recupero è molto più rapido. L'altra cosa importante è sottolineare gli aspetti che spesso vengono sottovalutati dal chirurgo riguardo la vita quotidiana del paziente.
È chiaro che la chirurgia deve essere a bassissimo rischio, non è ammesso un effetto grave in una chirurgia del Chiari, nel senso che il chirurgo si deve veramente sforzare, non è una chirurgia tecnicamente complessissima, però ci sono dei canoni da rispettare. Ed è una cosa che comunque richiede anche lì dedizione, soprattutto nella fase preoperatoria. Sicuramente sono malattie collegate, però la presenza siringomielia, quando si parla col paziente Chiari siringomielia, il chirurgo o chi per esso deve cambiare atteggiamento, deve spiegare, deve perdere ancora più tempo perché la siringomielia è una malattia diversa. È chiaro che la rarità, ne abbiamo già parlato, è un problema. Ci sono poche risorse, c'è poca attenzione, però secondo me, almeno essendo uno diciamo giovane tra virgolette, è una cosa, ho notato già negli ultimi 10 anni un'attenzione che, ripeto, 10 anni fa assolutamente non c'era. Si sta parlando, merito a mio parere più che dei medici e di associazioni come queste, e penso che nel futuro potremmo definire e trattare sicuramente meglio queste malattie. Vi ringrazio per l'attenzione.